La sindaca di Battivaglia Cecilia Francese rassicura sulla situazione di una trentina di persone che sono state messe in quarantena al ritorno da un viaggio in Veneto. In un post sulla sua pagina Facebook mette in evidenza che stanno monitorando la situazione nelle strutture sanitarie per i cittadini che hanno effettuato spostamenti da e per le zone rosse colpite dal coronavirus. In relazione al pullman rientrato da Viareggio e da Venezia, la sindaca tranquillizza la popolazione spiegando che non solo non ci sono sintomi né manifestazioni del virus nei viaggiatori, ma che a seguito delle circolari emesse dal Ministero della Salute osserveranno a scopo precauzionale una quarantena di 15 giorni. Il sindaco di Battipaglia invita tutti i cittadini ad attenersi alle comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute e della Regione Campania al fine di scongiurare allarmismi e informazioni parziali. Le scuole da noi restano aperte, è chiaro che voglio dire si raccomandano le persone che sono state negli ultimi periodi magari nelle zone veramente rosse a rischio di, io ho invitato ieri perché è sorto questo problema di questi che hanno fatto una gita per cui per mezza giornata stavano a Venezia, poi la sera c'è stato il caso, insomma, quindi la mattina loro non lo sapevano, di una, per il momento noi possiamo solo dire una quarantena volontaria, ma non puoi certo obbligare le persone a rimanere chiusi, perché non compete al sindaco, questo compete alle autorità superiori, insomma al ministero, alla regione, in concerto ovviamente con le ASL locali. Certo. Per cui io farò, insomma, stamattina penso che uscivano i manifesti delle norme che il ministero, che ho visto che anche la regione si attiene a questo. E niente, poi voglio dire, non prendiamoci con questi che hanno fatto il viaggio, ci sono molti studenti che stanno tornando a casa, che io so, visto che le università sono chiuse, allora è chiaro che tutti devono attenersi alle buone norme. Ripeto, la città di Battivaglia stamattina affiggevano le 10 norme che suggerisce sia il Ministero della Salute che gli organismi superiori della sanità, insomma, quindi sono norme che i cittadini dovrebbero seguire. D'accordo. Sì, assolutamente, abbiamo sentito tutto, quindi per il momento resta, insomma, la situazione bisogna così, quindi anche a quelle norme, il sindaco non può prendere delle iniziative personali. Se deve attenersi, abbiamo avuto il richiamo da parte della prefettura e della regione, dobbiamo attenerci a quelle che sono le norme e tutti dobbiamo attenerci a queste norme.